Buonasera, ben ritrovati a Camper Veneto, puntata speciale, quella di questa sera perché interamente è dedicata alla chiusura del 28° sinodo diocesano della diocesi di Adria e Rovigo. Sinodo che si è chiuso domenica scorsa nella cattedrale di Adria, una cattedrale gremita di fedeli ma anche di autorità cittadine e militari. La Santa Messa è stata concelebrata, oltre naturalmente che dal vescovo di Rovigo, Monsignor Lucio Soravito De Franceschi, anche dall'arcivescovo della diocesi di Firenze, il cardinale Silvano Piovanelli, dal vescovo emerito della diocesi di Vittorio Veneto, Monsignor Alfredo Magarotto, e dal vescovo emerito della diocesi di Trieste, Monsignor Eugenio Ravignani. Bene, allora ascoltiamo i passaggi più importanti di questa cerimonia, in questa prima parte di Camper. Eminenza Reverendissima, a nome di tutta la Chiesa di Dio che è in Adria Rovigo e mio personale, porgo un cordiale e fraterno saluto, accompagnato da un vivo ringraziamento a Vostra Eminenza, Cardinale Silvano Piovanelli, Arcivescovo Emerito di Firenze, per aver accettato di presiedere questa Eucaristia che celebriamo al termine del 28° Sinodo Diocesano della Chiesa di Adria Rovigo e durante la quale celebrazione promulgheremo e consegneremo alla nostra amata Chiesa Diocesana le Costituzioni Sinodali, frutto del cammino fatto insieme con il Sinodo. E saluto con affetto e gratitudine tutti voi, carissimi presbiteri concelebranti. Che bello vedere tutto il presbiterio diocesano riunito insieme. E poi tutti i sinodali, religiosi e laici, tutte le autorità civili e militari, e tutti voi, carissimi fedeli, convenuti a questa solenne celebrazione a conclusione del Sinodo diocesano. Il Sinodo che abbiamo celebrato in questo triennio 2008 e 2011 è stato uno straordinario tempo di grazia, in cui abbiamo vissuto uno stile di vita ecclesiale che non deve mai venire meno, la sinodalità, che vuol dire comunione fra i fedeli e fra le comunità parrocchiali dentro la Chiesa diocesana, partecipazione attiva e corresponsabile alla vita della nostra Chiesa e delle singole parrocchie, tempo di discernimento comunitario nel quale abbiamo cercato di cogliere i segni dei tempi e la volontà di Dio, e poi la progettazione, grazie alla quale abbiamo definito le scelte pastorali per rinnovare la nostra vita diocesana e la nostra azione pastorale. Mediante il Sinodo diocesano, il Signore ci ha chiamati a collaborare con Lui
per fare nuova la nostra Chiesa diocesana, nuove le nostre comunità parrocchiali, nuova la nostra azione pastorale. Ora è necessario che cominciamo ad attuare le scelte pastorali che abbiamo fatto con il Sinodo, e le forme le ho indicate nel progetto pastorale di questo triennio Educhiamo alla vita buona del Vangelo. Perché quello che ci sta a cuore è costruire comunità ecclesiali aperte, accoglienti, solidali, missionarie, attente soprattutto alle famiglie, ai giovani e ai poveri. In questa preghiera condivisa ci accompagna anche il Santo Padre, il Papa Benedetto XVI, che durante il pellegrinaggio diocesano che abbiamo fatto 11 giorni fa alla cattedra di San Pietro in Roma, ha detto a noi e a tutta la Chiesa di Adria Rovigo queste parole: carissimi, vi assicuro la mia preghiera perché possiate realizzare con generoso impegno le disposizioni sinodali per una rinnovata vitalità spirituale e per essere fermento nella società civile. Parole molto concrete che ci chiamano quello che siamo chiamati a fare per attuare il nostro sinodo diocesano. Chiediamo al Signore, per intercessione della Beata Vergine Maria, venerata in questa cattedrale con il titolo di Regina del Santo Rosario, che ci aiuti a fare crescere la nostra Chiesa come gloria vivente di Dio, specchio della Trinità, manifestazione dell'amore del Padre e del Figlio nella gioia dello Spirito. E lo chiediamo anche per l'intercessione dei nostri patroni, San Bellino e Santa Apollinare. Io, vescovo di Firenze emerito da oltre 10 anni, in questa terza domenica di ottobre ho un motivo particolare di gratitudine, quello di partecipare alla vostra gioia sinodale, la gioia di una comunità cristiana che fa rendimento di grazie al Signore che l'ha accompagnata col fuoco del suo spirito nei 3 anni del cammino sinodale. 3 anni fa, tra voi insieme raccolti, è circolata la domanda: che cosa dobbiamo fare? Anche i ciechi vedono che la nostra società è cambiata, sono cadute certe abitudini, si sono allentate tradizioni di fede, molte persone hanno abbandonato la frequenza alla Chiesa, soprattutto nei giovani c'è smarrimento e anche rifiuto di certezze prima indiscutibili. Avete ben avvertito che stiamo vivendo un'epoca di rapido trapasso e di profondi cambiamenti culturali e sociali. Ma insieme avete sentito la nostalgia di una rinnovata presenza dello Spirito che rinvigorisca la vostra fede e la vostra speranza. Ora potete gustare la giustezza di quanto scriveva acutamente padre degli Ubac, uno dei grandi teologi che hanno preparato e accompagnato il Concilio Vaticano II. Ogni epoca è sempre stata la peggiore. E se vi è stata veramente un'epoca peggiore delle altre, è stata quella che ha generato le più grandi cose. Sono in attesa di un rinnovamento profondo quelle cellule vitali che sono le nostre comunità. E in queste comunità quella garanzia di futuro che sono le nostre famiglie. Famiglie e comunità, un tesoro enorme,
da difendere, custodire, far crescere per un domani migliore. I giovani, con il loro carico di speranza e di paura, di entusiasmo e di delusione, sottolineano tutta la nostra responsabilità dinanzi alla storia. I poveri, attraverso i cui occhi Gesù ci sta guardando, supplicandoci di non fare come il sacerdote e il levita della parabola, ma come il samaritano che vede ma non passa oltre, si ferma, medica, fascia le ferite, carica sulla propria cavalcatura, porta all'albergo, paga, si impegna per il futuro, prende il largo. Non aver paura. Se la parola sinodo viene intesa come strada insieme, il sinodo propone di nuovo alla comunità cristiana quel camminare insieme che ci fa progressivamente un cuore solo e un'anima sola, e risponde al sogno che Gesù custodisce per la sua Chiesa: siate uno affinché il mondo creda. E così tutti sappiano che Egli accompagna il nostro cammino nella storia, come fece un giorno con i discepoli di Emmaus. Una Chiesa sinodale è una Chiesa che continuamente riprende il largo nel mare della storia. Una Chiesa che senza sosta si rimette in cammino sulle orme di Cristo, sulla strada che è Cristo. In una tensione che non è insoddisfazione o tristezza, ma crescita. Crescita verso il Signore senza pause e senza rimpianti. Così il vostro sinodo darà movimento alla vostra vita personale e comunitaria e rimarrà nella storia della vostra Chiesa. E la gioia di Gesù, la pienezza della sua gioia canterà per voi e per gli altri nella vostra vita. È nella luce calda di questa fede che vengono consegnate le costituzioni sinodali, che contengono le indicazioni preziose per il cammino della vostra Chiesa e che sono insieme memoria palpitante di un'esperienza che deve diventare stile. E siate benedetti anche voi, popolo santo di Dio, di Adria Rovigo, fratelli e sorelle amati da Dio, che in gioiosa comunione col vostro vescovo Lucio e i vostri presbiteri avete accolto l'annuncio del Vangelo e vi disponete a camminare alla luce della parola, diventandone testimoni credibili in questa terra e dovunque vi condurrà il disegno della salvezza. Amen. È così. Amen. Così sia, per la forza dello Spirito Santo che illumina in mezzo a voi la presenza del risorto, che tutti conduce al Padre. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Rieccoci di nuovo assieme, ultima parte di Camper in cui vedremo appunto la chiusura del 28° Sinodo Diocesano, la consegna delle costituzioni sinodali che entreranno in vigore il 27 novembre prossimo e poi anche le interviste a quelle che sono le autorità cittadine ma anche i protagonisti di questi 3 anni di Sinodo.
Per attuare il tuo disegno di redenzione, si consegnò volontariamente alla morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui, che è morto e risorto per noi, ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Delle Costituzioni Sinodali. Lucio Soravito De Franceschi, per grazia di Dio e volontà della Sede Apostolica, Vescovo di Adria Rovigo. A norma dei canoni 460-466 del Codice di Diritto Canonico, domenica 21 settembre 2008 abbiamo aperto il 28° Sinodo Diocesano della Chiesa di Adria Rovigo. Oggi, domenica 16 ottobre 2011, con i sentimenti di viva gratitudine a Dio, dal quale proviene ogni cosa buona e ogni dono perfetto, lo concludiamo nella Chiesa Cattedrale di Adria. In base al canone 468, paragrafo 1, con il presente decreto dichiariamo chiuso il Sinodo e sciolta l'Assemblea Sinodale. Dopo aver attentamente esaminato le Costituzioni Sinodali, elaborate con la partecipazione attiva dei gruppi sinodali della diocesi e corrette, integrate e approvate dai sinodali nella seconda sessione sinodale e nella terza sessione sinodale, alla luce della parola di Dio, dei documenti del Concilio Vaticano II e del Codice di Diritto Canonico e del Magistero della Chiesa Cattolica, riconosciamo che esse sono fedeli alla viva tradizione della Santa Madre Chiesa, sia universale che particolare. Avendo invocato lo Spirito Santo con l'autorità apostolica conferitaci, approviamo e promulghiamo le Costituzioni Sinodali e stabiliamo che entrino in vigore a partire dal 27 novembre 2011, prima domenica di Avvento. Prescriviamo inoltre che, a norma del canone 467, una copia di dette Costituzioni Sinodali venga inviata al Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta e una copia venga inviata al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Invitiamo i sacerdoti, i religiosi, i laici e in particolare i membri dei consigli pastorali e gli operatori pastorali a valorizzare queste Costituzioni come oggetto di studio e di riflessione e poi ad attuarle per raggiungere quell'unità pastorale e quella missionarietà che viene garantita nelle comunità ecclesiali da una generosa osservanza degli orientamenti pastorali e delle disposizioni pratiche date dal Sinodo Diocesano. Preghiamo il Padre perché, per mezzo del Signore Gesù Cristo, con la grazia dello Spirito Santo,
tutta la Chiesa di Dio che è in Adria Rovigo, sull'esempio di Maria, sia fedele custode della parola di Dio e dia attuazione alle costituzioni sinodali. Con questi sentimenti invochiamo di cuore su tutti la partecipazione l'abbondante benedizione del Signore. Dato a Rovigo il 16 ottobre 2011, 29esima domenica del tempo ordinario. Lucio Soravito De Franceschi, vescovo di Adria Rovigo, controfirmato dal sottoscritto cancelliere vescovile. Le costituzioni sinodali promulgate dal Vescovo vengono ora consegnate alle nostre comunità cristiane. Vengono date anzitutto in mano ai sacerdoti perché siano pastori del rinnovamento della nostra Chiesa secondo quanto lo Spirito Santo ci ha suggerito nel Sinodo diocesano. Ma vengono affidate anche ai laici che hanno rappresentato in questi anni di sinodo le nostre parrocchie, le associazioni e i movimenti di cui è arricchita la Chiesa di Dio che è in Adria Rovigo. Attraverso di loro siamo simbolicamente raggiunti tutti perché diventiamo protagonisti del futuro della Chiesa in Polesine secondo la volontà dello Spirito Santo. Abbiamo detto grazie a Dio con questo magnifico Te Deum, ma permettete che dica grazie anche a voi e soprattutto a tutti i sinodali, sacerdoti, religiosi e laici. Meritate un applauso grande. Grazie davvero, naturalmente insieme con voi dico un grande grazie a tutti i fedeli che in questi anni hanno riflettuto, hanno collaborato, hanno pregato perché camminasse e crescesse la comunione della nostra Chiesa diocesana. E il mio invito, come ci ha detto Sua Eminenza, è che la nostra fede si esprima in un atteggiamento di lode costante. E allora vi invito a essere nelle nostre Polesine, nelle nostre comunità, coloro che come i bravissimi nostri cantori cantano le lodi di Dio, dicono grazie al Signore per tutto il bene che abbiamo ricevuto. Grazie Signore, grazie a voi. Un bel momento, abbiamo avuto una grande partecipazione
la Chiesa era aggremita e naturalmente il messaggio che deve arrivare a tutti noi è quello di sicuramente di grandi riflessioni, grandi momenti, perciò ben vengono di questi momenti. Beh, io credo che la cerimonia conclusiva sia stata quanto mai coinvolgente per la nostra Chiesa locale, però credo che soprattutto i 3 anni di confronto, i 3 anni sinodali, di cammino sinodale, siano stati un'unica occasione di grazia per chi crede, ma di crescita per chi non crede, perché momenti di confronto, momenti anche di dibattito acceso, come dicevo prima, però un cammino che ha portato a focalizzare l'attenzione sui bisogni reali dell'uomo. Ho avuto la fortuna anche di far parte di alcuni gruppi giovanili proprio sinodali e ho visto veramente nei giovani la volontà di dare il loro apporto e supporto a un momento di cambiamento. C'è bisogno anche di cambiare, di dare speranza, c'è la volontà di ridare speranza al nostro territorio e vedere un futuro in questo territorio. Il sinodo veramente ci ha dato anche quella disciplina, quella metodologia che servirà in futuro a dare a noi stessi un cammino che sia veramente proficuo per la nostra vita. Bene, questo è veramente tutto. Naturalmente noi facciamo un grosso in bocca al lupo, un buon lavoro alla diocesi di Adria e Rovigo per gli impegni presi in questi 3 anni di sinodo. Camper Veneto ritorna la prossima settimana in formato, per così dire, normale, con servizi dalle diocesi di Adria e Rovigo, Chioggia e Vittorio Veneto. Quindi ci rivediamo la prossima settimana, sempre il sabato alle 19, alle 23.30 e lunedì alle 9.10 del mattino. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Thank you.